Pamela Prati, di cui siamo anche un fans. Chiediamo un po', ha visto la partita? Sì. Eh beh, certo che l'ho vista e i ragazzi hanno giocato veramente molto bene, sembravano veramente dei leoncini. Sono una donna molto sportiva e quindi mi piace andare allo stadio, poi specialmente quando si gioca così con il cuore, ecco. Io sono un intervistatore, appartengo a un sito che si chiama Normanna Net di Aversa, cioè la squadra avversaria della US Derby. Come ha visto l'Aversa Normanna? Non c'è male. Chi giocatori in particolare gli è piaciuto? Beh, non li conosco personalmente, però ho visto veramente ambedue le squadre giocare molto bene. Chiaro, quella che ha vinto, quella qui di Castellammare, è stata più... Ho visto che ha fatto degli attacchi molto più decisivi. Concreti? Ecco. Concreti, sì, veramente potevano vincere 5-1. Uno dell'altra squadra, insomma, è stato più che altro un tiro di porta, ecco. Ritornando un po' al suo, diciamo così, lavoro di attrice, che cosa sta facendo e che cosa ha in serbo per la prossima stagione? Intanto sono in vacanza e poi sto studiando, perché sto facendo dei provini cinematografici, sto tornando al mio primo amore che è appunto il cinema ed il teatro, e forse quest'autunno mi vedete appunto a Napoli con uno spettacolo molto bello, Nel blu dipinto di blu. Che periodo? Ottobre-novembre. Facciamo un po' di pubblicità. Sì, certo, ottobre-novembre. Dove? Il teatro ancora non si sa, io ho lavorato per tanto tempo con Gino Rivieccio al Teatro Diana di Napoli, quindi mi piacerebbe ritornare, anche perché ho visto il grande affetto del pubblico napoletano, che è sempre così. Di sicuro io sarò in prima fila. Che bello, allora lei è già invitato come tutti quanti voi. Vi auguro buona estate, un bacio, viva lo sport, viva la natura, viva tutto. Ti ringraziamo per la tua disponibilità, è sempre bravissima, grazie tanto. Grazie, ciao.